Molto veloce. Allora, Maria Luisa Longo, che è presidente dell'associazione Pro Loco di Cleto, qui per Pompieropoli, una manifestazione davvero interessante perché si rivolge non soltanto ai bambini che sono in prima persona coinvolti, ma agli adulti per la tutela del patrimonio boschivo, ma soprattutto per la prevenzione degli incendi. Perché, diciamo, avete deciso di organizzare qui a Cleto oggi una manifestazione del genere davvero interessante? E intanto grazie, grazie per essere qui e grazie anche per darci la possibilità di presentare un po' le nostre belle iniziative che stiamo portando avanti con la Proloco. Siamo quasi ormai alla fine e, come dici bene, proprio per sensibilizzare i piccoli ma anche un po' i grandi, perché poi alla fine si appassionano i piccoli ma si appassionano anche i grandi. E Pompieropoli in questo contesto, come sappiamo, poi d'estate il nostro territorio è sempre un po' preso d'assalto. Vediamo gli incendi, vediamo un po' quello che è proprio il deturpare il paesaggio, ci dà la possibilità proprio di avvicinarci e di proprio sensibilizzare un po' le coscienze, almeno ci proviamo. Già c'è Cletoland che fa giocare i bambini e lo fate, diciamo, dall'inizio dell'estate. Adesso fate in modo che questi bambini imparino responsabilmente a tutelare il territorio. Si parte da piccoli per diventare degli adulti consapevoli. Certo, piccoli soldati che crescono e chiaramente crescono in maniera proprio consapevole. Cletoland non deve essere soltanto un gioco, nel senso che i giochi ci stanno e aiutano alla socializzazione, a creare aggregazione sociale in un territorio dove poi alla fine c'è poco d'estate, nel senso che le iniziative sono un po' queste. Quindi, però ecco, al gioco bisogna un po' dare anche quella chicca di educazione civica che serve e che li renderà sicuramente poi cittadini consapevoli.